Nella Toscana, che rimane arancione, sono 73 i comuni in zona rossa. Alcuni sono con ferme, altri lo diventeranno da lunedì 15 marzo e ci resteranno per almeno una settimana. Si tratta delle province di Pistoia, Arezzo e Prato, più altri 10 comuni. Inoltre, in altri 5 territori comunali, pur rimanendo arancioni, saranno chiuse le scuole. I provvedimenti per arginare l'incremento dei contagi sono stati comunicati dal presidente della regione toscana, Eugenio Giani. Una Toscana in zona arancione, ma che in modo chirurgico passa in zona rossa in appunto tre province, cinque comuni, il comprensorio del Cuoio e con provvedimenti di chiusura delle scuole di ordine e grado in cinque altrettanti comuni. Speriamo con questo di contenere il contagio e di mantenere un livello di gestione di quello che è il livello di contenimento del virus. Quindi, oltre che le province di Arezzo, Pistoia e Prato, in zona rossa ci sono i comuni di Viareggio, Scarlino, Santa Luce, Castellina Marittima, Montopoli, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno. Scuole chiuse, pur in zona arancione, anche a Barberino Tavarnelle, Marradi e Reggello, Siena e Castelnuovo Berardenga. Si tratta di interventi mirati, presi in accordo con i sindaci, in modo da abbattere le catene del contagio. Noi abbiamo una tendenza che sta andando verso la stabilizzazione e che è quella tendenza che poi i tecnici del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute ieri hanno valutato facendo permanere la Toscana in zona arancione. Questo, a mio giudizio, è un fatto importante per la nostra regione perché dimostra che in una tendenza a una crescita veramente forte che sta avvenendo in altre regioni italiane, noi abbiamo contenuto quello che è il chiaro avanzamento del virus.